Ci prova anche un club di calcio fresco di Lifting nella denominazione da Real Vicenza a Real Veneto a rivitalizzare la vocazione turistica in parte assopita di Recuaro, in attesa dello sblocco dell'attività termale annunciato da tempo ma ancora rimasto solo sulla carta. Dal piano della salute, del benessere a quello dello sport, il passo è a breve distanza, vale a dire alla zona degli impianti sportivi dove è in corso da ieri il progetto Summer Camp dedicato ai giovanissimi calciatori in erba. Prato verde dello stadio Recuarese che i piccoli sognatori del pallone calcheranno in due turni per circa una settimana ciascuno, con un ospite speciale annunciato a fare il tifo per loro, l'arbitro internazionale Daniele Orsato, come promesso dagli organizzatori, figura di spicco dell'AIA e del calcio internazionale nel suo ruolo di ufficiale di gara, ma soprattutto Recuarese Doc. Un plotone armato solo di passione e voglia di divertirsi, composto da una settantina di iscritti, porterà un po' di allegria in più nella località che apre le porte alle piccole Dolomiti. Primo camp iniziato ieri e in conclusione sabato prossimo, poi via libera al secondo turno dal lunedì 6 luglio a sabato 11. L'invito è rivolto a bambini e preadolescenti dai 7 ai 15 anni, con suddivisioni in sottogruppi a seconda dell'età anagrafica e rispetto garantito delle misure di sicurezza ancora vigenti per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Responsabile della parte tecnica, l'ex calciatore professionista e ora allenatore Andrea Sabatelli, già trainer della Real Vicenza, società sportiva fedele ai colori biancorossi, che dal 2015 ha concentrato l'attività sul settore giovanile, dai piccoli amici agli under 19 e sui ritiri per i calciatori professionisti e semiprofessionisti in attesa di contratto nel periodo estivo con il format Pro Senior Showcase.